Il poema si apre con la descrizione delle rovine alle pendici del Vesuvio e poi delle contrade di Roma dove fiorisce la ginestra, che con il suo profumo, segno di vita, si contrappone all'aridità e alla solitudine di quei luoghi. Dal verso 37 inizia la polemica nei confronti di quanti esaltano la condizione umana e celebrano la civiltà e il progresso. Il poeta li invita alle pendici del Monte Vesevo a prendere atto con i propri occhi quanto il genere umano stia a cuore alla natura amorosa, a vedere in questi luoghi le magnifiche sorti e progressive. Il tono polemico continua nella seconda strofa, in cui Leopardi prende di mira il secolo sciocco e superbo. Agli intellettuali del suo tempo egli rimprovera di aver abbandonato la via della ragione tracciata a partire dal Rinascimento e di aver abbracciato l'illusione consolatoria dello spiritualismo e della religione. Al secolo e alle sue scelte Leopardi contrappone nella terza strofa il modello etico dell'uomo di povero stato e membra inferme. È l'uomo che saggiamente accetta la sua condizione senza dissimularla, a differenza di chi presume di essere forte e nobile, senza rendersi conto che basta un minimo sussulto della natura perché il suo orgoglio si vanifichi. Nella quarta strofa lo sguardo del poeta si allarga all'universo infinito, rispetto al quale l'uomo è ben poca cosa. Eppure egli pretende di essere il centro del creato e continua a farlo anche dopo una stagione come quella del razionalismo tra 500 e 700, che sembrava aver liberato per sempre la civiltà da questi sogni. La quinta strofa si apre con un'ampia similitudine che rafforza la tesi esposta nella strofa precedente. La caduta di un frutto giunto a naturale maturazione distrugge un formicaio allo stesso modo in cui un'eruzione vulcanica, prodotto di fenomeni geologici che si sottraggono al controllo umano, è in grado di devastare le floride costruzioni realizzate dal paziente lavoro degli uomini. Non siamo creature speciali, tra noi e le formiche la differenza è minima. Nella sesta strofa Leopardi torna all'immagine iniziale dello sterminator Vesevo. La potenza distruttiva del vulcano è la prova concreta dell'indifferenza della natura alle sorti dell'uomo. Anche la ginestra, e siamo alla strofa conclusiva, piegherà il capo di fronte a tale potenza, senza opporre alcuna resistenza, senza prostrarsi a implorare il suo futuro oppressor, cioè la lava del vulcano, di risparmiarla, o a ergersi orgogliosa di sé, volgendo il capo alle stelle, dunque convinta di avere origine da Dio, oppure verso il deserto, come a dominarlo.